questo bellissimo soggiorno in Calabria, visitando dei luoghi splendidi, accompagnati da un tempo molto bello, e soprattutto ha regnato tra di noi una bellissima armonia. Siamo stati veramente bene insieme, e questa è la cosa sempre più importante, che è cornice meravigliosa di un itinerario che viene poi sempre studiato attentamente per far vedere un po' il meglio dei luoghi che si vanno a visitare e a conoscere. Il primo giorno, durante il viaggio di discesa verso Rossano, ci siamo fermati a Morano Calabro, bellissimo borgo, ricordate, arroccato ai piedi del Pollino, del Parco Nazionale del Pollino, dominato dal grande castello di San Severino, questo castello che venne costruito ad imitazione del Maschio Angioino di Napoli, e lì accolti con grande, devo dire, simpatia dal presidente dell'associazione turistica locale, dalla guida, abbiamo avuto modo di visitare il complesso di San Bernardino, un gioiello del Rinascimento, dove all'interno abbiamo visto resti di affreschi rinascimentali, un bellissimo crocifisso rinascimentale, soprattutto il soffitto, ricordate, a carena di nave, particolarissimo dalle nostre parti. Abbiamo visto anche il chiostro, poi di lì ci siamo spostati un pochino più avanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena per vedere il polittico di Bartolomeo Vivarini, uno dei più grandi pittori del Rinascimento veneto, quello che viene conosciuto oggi con il nome di polittico San Severino. Ed abbiamo avuto modo di vedere questa Madonna assisa in trono, con alto il Cristo, con le piaghe della Passione, tra santi e sante, e nella predella i 12 apostoli. Viene considerata quest'opera, insieme con i bronzi di Riace, la seconda opera più preziosa conservata nella regione Calabria. È stato veramente emozionante, ma poi anche il contesto della chiesa di Santa Maria Maddalena, la chiesa barocca più bella di Calabria, con le cupole maiolicate, con quelle pale d'altare splendide, ricordate il bellissimo coro ligneo del 600, anche la cantoria dell'organo, veramente molto bella, per cui veramente è stato interessante. La sera abbiamo raggiunto Rossano, ci siamo sistemati in questo nostro bellissimo albergo, l'Hotel Roscianum, e all'indomani mattina abbiamo incontrato il presidente della Proloco di Rossano, Federico, bravissimo giovane, preparato, storico, che ci ha accompagnato tutta l'intera giornata nella visita delle bellezze di Rossano, soprannominata la Bizantina, per essere stata la capitale imperiale della Calabria durante il dominio bizantino dell'Impero Romano d'Oriente. E abbiamo avuto modo di vedere innanzitutto la mattina, abbiamo iniziato in maniera profana, direi tra virgolette, con l'azienda Marelli, un'azienda antichissima che risale al 1700, dei baroni Amarelli, dove, accompagnati anche là da una bravissima guida, ci hanno spiegato il procedimento della lavorazione della liquirizia. Abbiamo visto un museo molto bello, pensate, il secondo museo privato più visitato d'Italia dopo quello della Ferrari, museo aziendale privato, dopo la Ferrari è il secondo più visitato in Italia, è tenuto benissimo, e abbiamo avuto modo di gustare anche i prodotti della liquirizia. Di lì siamo saliti sulla montagna e abbiamo fatto la sosta in una radura tra i boschi per andare a vedere l'abbazia del Patirion o del Patire. Questa sorge come luogo basiliano, con una chiesa a croce greca, poi in epoca normanna, con Roberto il Guiscardo, la chiesa viene allungata e diventa quella bellissima chiesa basilicale romanica che abbiamo avuto modo di poter vedere. All'interno anche qui lacerti di affreschi, e soprattutto la cosa più bella, i resti del pavimento, tutto a mosaico, realizzato da maestranze arabe che hanno lavorato in quel territorio. Intorno al monastero sparse le rovine, intorno alla chiesa, chiedo scusa, sparse le rovine del monastero,
con i resti del chiostro, il campanile ed altri ambienti monastici. Il tutto che si affacciava su un panorama stupendo da cui si vedeva tutto il mare giù di Rossano e Corigliano. Quindi scendendo giù a Rossano siamo andati a visitare il centro storico della città. Anche qui abbiamo iniziato col chiostro, con la piazza centrale di Rossano, dove c'è il monumento a San Nilo, il grande santo della Chiesa ortodossa, nato qui a Rossano 1000 anni fa, è morto a Grottaferrata vicino a Roma, uno dei personaggi ascetici più importanti del Medioevo. Quindi abbiamo visitato il chiostro di San Bernardino e dopodiché, vedendo i palazzi più belli, tra cui il Palazzo De Rosis, dove è nata la beata Isabella De Rosis, che ci ha colpito per il suo monumento imponente e pettoruto, che è davanti al monastero, abbiamo trovato somiglianza con la nostra amata Diamante, che da allora è diventata la nostra beata. Abbiamo raggiunto la chiesa di San Marco, un gioiello dell'arte bizantina, con le absidi, con le 5 cupole, la cupola centrale, le 4 cupolette, e anche qui all'interno un ambiente piccolo, raccolto, suggestivo, come nelle chiese bizantine di 10-11 secoli fa, lacerti di affreschi medievali. Abbiamo mangiato benissimo alla bizantina questo ristorante, devo dire, e poi nel pomeriggio abbiamo continuato l'itinerario andando a visitare il Museo di Arte Sacra, dove siamo rimasti, credo, estremamente colpiti, accompagnati anche là da una guida bravissima davanti al Codex Purpureus Rossanensis, il codice purpureo di Rossano, il libro, l'evangelario più antico esistente al mondo, V secolo d.C., ma anche considerato il libro più prezioso del mondo, per essere stato completamente miniato a mano e scritto con caratteri in oro e in argento, splendida opera che certamente non dimenticheremo mai più. Abbiamo visto il museo con tanti pezzi d'arte importanti, dal Medioevo al Rinascimento al Barocco, e quindi abbiamo raggiunto la chiesa della Panagia della Tutta Santa, dove un'altra chiesa bizantina. Abbiamo visitato sia l'esterno che l'interno e Federico ci ha mostrato il bellissimo lacerto di affresco raffigurante San Giovanni Cresostomo. Di lì siamo andati in cattedrale, splendida, la grande cattedrale di Rossano, risalente a 1000 anni fa, ma che oggi si presenta nelle forme del barocco, colma di opere d'arte, di marmi preziosi, di tele, di autori importanti, anche della scuola di Luca Giordano, eccetera, napoletana, ma soprattutto bellissima per la presenza della Achiropitta, della Madonna Achiropitta, questa Madonna, secondo la leggenda, non dipinta da mano umana, che ci ha colpito inserita in un baldacchino barocco di scuola napoletana, superbo per i marmi, le pietre dure, preziose che lo hanno incastonato. Quindi abbiamo gustato un bellissimo gelato, caffè con la celeberrima panna di Rossano Calabro, che Giulio Andreotti si faceva portare direttamente a Roma, talmente celebre, al caffè storico Tagliaferri, che è uno dei 100 storici caffè d'Italia, risalente questo caffè ad oltre 130 anni fa. Come la mattina successiva abbiamo invece fatto un altro itinerario molto interessante. Siamo andati a Schiavonea sul mare, dove c'è uno dei porti pescherecci più importanti d'Italia, il più importante per quanto riguarda sicuramente la Calabria, e lì siamo andati a visitare il santuario della Madonna di Schiavonea. Abbiamo visto questa icona del 600 con la Madonna che esce dalle spume del mare, dipinta da un ignoto pittore che per 3 volte gli ha fatto il volto bianco e per 3 volte il volto si è colorato di scuro, e soprattutto la bellezza di questa
chiesa non grande ma imponente nella sua decorazione, esternamente circolare, internamente ottagonale, ricoperta di marmi policromi preziosi, dove all'interno sono le tombe dei baroni Compagna, particolarmente bella quella di Guido Compagna, realizzata dal grande scultore calabrese, naturalizzato napoletano, Francesco Jerace, con l'angelo che apre questa tenda e dentro appare la tomba, veramente bellissima. Anche la Madonna è rivestita di una struttura barocca in lamine d'oro e d'argento sull'altare maggiore. Quindi abbiamo visitato il quadrato Compagna, un quadrato che venne costruito nell'Ottocento ad imitazione delle strutture arabe, con quattro porte nei quattro punti cardinali in stile neoclassico, dove si svolgeva e si svolge ancora ogni anno il 1° maggio la celebre fiera degli schiavoni, questa fiera che reclama un po' i popoli di origine di lingua greca e di lingua albanese, che un tempo si recavano a Schiavonea, il cui nome appunto significa proprio l'accoglienza di questi popoli che provenivano dall'altra sponda dell'Adriatico, dove si svolge questa fiera ancora oggi. Quindi siamo saliti su a Corigliano Calabro, bellissimo borgo antico, abbiamo fatto tutta la salita del corso, siamo passati davanti alla chiesa di Sant'Antonio, ricordate, con la cupola maggiore e le cupolette laterali tutte in maiolica vietrese, quindi salendo siamo arrivati alla piazza di questo bellissimo castello. Il castello di Corigliano è uno dei castelli più belli d'Italia, perché in 10 secoli di storia è stato sempre vissuto, è stato sempre abitato questo castello, fondato da in epoca normanna, poi ha avuto i vari feudatari che si sono succeduti nel governo del castello, da cui San Severino, gli Spinelli, i Saluzzo e quindi successivamente i Compagna, e col governo dei Compagna viene trasformata in una grande dimora signorile, e accompagnati anche qui, dopo aver visitato la chiesa annessa al castello dei Santi Pietro e Paolo, dove abbiamo ammirato un'icona proveniente da Costantinopoli del 1450, dipinta come nella tradizione bizantina sulle due lati della tavola, da un lato la Madonna Odigitria che indica la via, quindi col bambino che benedice alla greca, la Madonna vestita col manto azzurro come nella tradizione bizantina, dalla parte posteriore la crocifissione. Dicevamo, accompagnato da un'ottima guida dal nostro Francesco, abbiamo avuto modo di visitare tutte le sale del castello, partendo dalle prigioni spettacolari con gli strumenti di tortura e con il fantoccio di quel monaco che venne rinchiuso per violenza lì nei sotterranei del castello. Poi siamo saliti su a vedere le cucine, anch'esse molto belle, perfettamente conservate. Quindi attraverso il cortile d'onore siamo entrati nelle varie sale del castello, visitando innanzitutto la cappella con quel bellissimo cielo affrescato del paradiso e con il polittico sull'altare, capolavoro del grande pittore napoletano dell'Ottocento Domenico Morelli. E anche qui la Madonna col bambino tra santi. E quindi le varie sale del castello, le camere da letto del barone, della baronessa, la sala da gioco, come? La scala dopo. Abbiamo visitato, direi, ed ammirato in maniera spettacolare la sala del trono o la sala degli specchi, realizzata dallo stesso artista che qualche anno dopo, 2 anni dopo, la realizza per il Quirinale, che è di una fastosità e di una bellezza che credo non dimenticheremo mai più, con tutti gli specchi, con tutte le decorazioni in oro zecchino, con tutta la volta particolare che rappresenta un cielo stellato, con delle persone che si affacciano e guardano verso il basso mentre altri stanno tirando un tendaggio, tutto un troubleau, però devo dire di una bellezza veramente spettacolare.
e di una raffinatezza unica. Abbiamo visto la sala da pranzo apparecchiata come se i baroni dovessero arrivare da un momento all'altro, e quindi la torre maschio del castello interamente affrescata, San Salite sulla Scala a Chiocciola, una delle opere prima della Torre Eiffel, realizzata con la stessa tecnica, con i bulloni che reggono i vari pezzi senza saldature, interamente affrescati i vari ambienti fino alla parte superiore, da cui abbiamo goduto di un panorama mozzafiato sul mare della costa ionica del Golfo di Sibari. Quindi siamo scesi, siamo andati a pranzo, abbiamo mangiato a base di pesce, devo dire molto molto bene, e al cenacolo, e nel pomeriggio col nostro ottimo Nicola Autista siamo saliti su in maniera molto dolce sulle montagne, siamo arrivati quasi a 1300 metri d'altitudine per andare a vedere la Madonna delle Armi, questo santuario medievale attaccato alla montagna, Madonna delle Armi del libro greco Armon, Madonna delle Grotte, perché lì c'erano delle grotte dove i monaci basiliani avevano già eretto 1000-1200 anni fa delle laure monastiche, e dove poi i principi Pignatelli fecero costruire, feudatari del luogo, fecero costruire l'attuale convento con questo altare bellissimo di scuola napoletana e questo contenitore piccolissimo che contiene questa pietra che secondo la tradizione spezzata in due da un tagliapietre, da un lato uscì scolpito all'interno della pietra l'immagine con la Madonna col bambino che è conservata in una preziosissima teca all'interno del santuario, dall'altro lato c'era San Giovanni Battista che invece i cavalieri dell'Ordine di Malta trafugarono ed oggi è custodito alla Valletta. Scendendo di là abbiamo concluso la giornata in un modo splendido a Capospulico, a Roseto di Capospulico, visitando il castello di Federico II, ma che in realtà è molto più antico perché è un castello dell'anno 1000, è stato anche un castello templare, poi diventa proprietà di Federico II quando caccia i cavalieri templari e lo dona al figlio Manfredi. Oggi è un luogo per convegni, per meeting, ma anche un ristorante, un resort. Abbiamo visitato la Sala delle Armi, siamo saliti sulle torri, tutto a picco sul mare, questa struttura medievale di questo splendido castello federiciano di Calabria. L'ultimo giorno invece, che è oggi, stamattina, dopo un breve passaggio a Sibari per vedere quel poco che resta della zona archeologica, siamo andati ad Altomonte, il Rinascimento in Calabria, abbiamo attraversato le strade di questo piccolo borgo, siamo saliti alla Torre Pallotta, che è questa torre medievale che faceva parte dell'impianto del castello, oggi trasformato in un resort il castello, abbiamo visto il cortile, quindi la splendida cattedrale con il rosone a 26 petali, spettacolare, sulla facciata, a 16 petali, chiedo scusa, sulla facciata, che è spettacolare con le 16 rose poi all'interno del rosone, dei raggi del rosone, e quindi in fondo poi siamo entrati e abbiamo visto la tomba di San Ginetto, particolarmente di Filippo San Ginetto, opera preziosissima realizzata dal grande scultore senese Tino da Camaino, posta sull'altare maggiore. Abbiamo visto dove il principe appare disteso con gli angeli che aprono la cortina e sotto le tre virtù, fede, speranza e carità attribuite al principe. Abbiamo visto il portale in legno stupendo della fine del Rinascimento, e quindi di lì entrate all'interno del chiostro di San Domenico, all'interno del convento, abbiamo avuto modo di visitare il museo. Museo che contiene dei pezzi pregiatissimi, tra cui basti ricordare semplicemente il San Ludovico d'Ungheria realizzato da Simone Martini, questa opera pregevolissima, le due tavolette del Polittico di Bernardo
Leonardo Tanni, quindi toscano anch'esso, sempre degli anni 20 del 300, preziosissime, le due tavole in alabastro di scuola francese con episodi della vita della Vergine e della vita di Gesù, anch'essi preziosissimi, la Madonna delle Pere, attribuita ad Antonello da Messina, e quindi poi tantissime altre opere del 500, del 600, di pittori locali, anche napoletani, qui dal Museo degli Argenti, al Museo delle Statue Lignee, ricchissimo, e al Museo Paramenti Sacri. Quindi poi siamo entrati al piano superiore a vedere il luogo dove sorgeva la cella di Tommaso Campanella, e siamo rimasti, devo dire la verità, colpiti dalla frase che diceva che Tommaso Campanella, pur essendo domenicano, ha lottato contro l'ingiustizia della Chiesa del suo tempo, che utilizzando la forza, utilizzando il potere, faceva sì che l'uomo a quell'epoca non potesse essere libero di esprimere quello che era il suo pensiero e la sua volontà. Quindi abbiamo pranzato benissimo all'Osteria San Francesco e abbiamo completato la visita con la chiesa di San Francesco di Paola in stile rococò, calabrese, e poi sul viaggio di ritorno, lungo il viaggio di ritorno, abbiamo fatto la sosta a Padula per visitare la Certosa di Padula, il più grande monastero d'Europa, la cui costruzione venne iniziata nel 1207 da Tommaso 1307, chiedo scusa, da Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, e che poi è diventato il più grande monastero d'Europa, col chiostro più grande mai costruito al mondo, stracolma di opere d'arte e impressionante per la sua grandiosità, la sua bellezza, per i suoi altari in scagliola, per i dipinti, gli affreschi, per tutto ciò che anche di monumentale conserva, come la scala a chiocciola per esempio, o il grande scalone di Gaetano Barba, allievo del Vanvitelli. Quindi credo un soggiorno intenso, lungo, pieno di tantissime cose, veramente ci siamo immersi in tanta cultura visitando la Calabria, e sono contentissimo di questo, per cui non mi resta che dare a tutti voi un buon rientro a casa. Grazie.